prima di lunedì, che poi diciamo sono massacrati di botte dalla polizia penitenziaria, fino a sapere tramite sempre dei denunci che nel reparto da Amici ci fu un caso di coronavirus. La domenica 5 aprile, che era la domenica delle mamme, non ci dico la preoccupazione, la paura che abbiamo avuto, perché pensavamo, ma ci infettano anche a noi, oppure noi ci infettiamo. Iniziamo a fare sempre questa manifestazione macina, con la battitura, con i piatti dolci dell'evento, con i fondi delle macchinette del caffè vicino alle immediate della finestra. Abbiamo fatto questa battitura per circa una, poi dopodiché ci siamo fermati. Il lunedì, circa le 15:30 del pomeriggio, vennero nel carcere di Santa Maria, sul reparto Nido, circa 300 agenti della polizia penitenziaria, con i volti coperti da mascherine, travisati, e con scudi e manganelli assettati i soccorsi. E trovano in ogni cella 3-4 agenti e ci riempivano botte nella cella. Alcuni amici che hanno detto che si mantenevano la testa, vendivano i rasoi che c'avevamo noi, che compravamo sulla spesa, e gli hanno tagliate, gli tagliavano la barba. Uno gli manteneva la testa, un altro agente gli tagliava la barba, e ci hanno venduto di un calcio. E ci buttavano fuori dalla una alla volta per cella sul corridoio, mezzo alla sezione, sul corridoio c'erano agenti penitenziari con i manganelli e c'erano massacrati di botte. Quello che è successo a me, sono entrati nella cella e ci hanno messo tutti e quattro nell'angolo, anche nella cella stavamo a quattro, e hanno iniziato a malmenarci con calci, schiaffi, e poi a una alla volta ci buttavano fuori e c'erano gli agenti in fila così, a destra e a sinistra, con i manganelli che ci venivano in botte sulla sezione, sul pianerottolo della sezione e nelle scalinate, a scendere giù dal secondo piano fino a piano terra. Abbiamo preso sempre manganellate, sia sul pianerottolo, sia dentro le scale, in testa, dappertutto. Ci venivano di parole, di parolacce, non dentro come andiamo noi, vinci di nessuno, ci dà la vinci la società, un mix di con le mani così dovevamo stare, con la testa abbassata, e loro ci chiamavano, ci davano gli schiaffi così, i cazzotti, noi di paradico di manganellate di dalla schiena. Io non so nemmeno io come sono arrivato giù, le scale volavano sulle scale, non lo a terra così, e loro dietro, a piano terra c'era una trentina di agenti penitenziari, come arrivavano a piano terra, ti ammazzavano di manganellate. E poi li buttavano fuori per uscire al passeggio, lo facevano scendere tutti zitti, capito? Cioè, aprivano la cella, da buffavano i mattati, poi buttavano fuori, la buscavano tutti e quattro, parò, là di qua, stavano tutti quanti male, tremavamo dalla paura, le lacrime di dolore. A un mio amico della stanza numero 12, tutto sfondato in bocca, con il sangue in bocca, sfondato in bocca. Poi dopo, sempre a quattro alla volta, ci aprivano il passeggio, e sempre a quattro alla volta, una alla volta, in più uno, poi dopo un altro, a risalire di nuovo, fino al secondo piano, ma da una mattina all'altra. Praticamente l'abbiamo presa a scendere e a salire. Non potevo alzare la testa, non alzavo la testa, mi schiaccavano, passavano. Nessuno poi dopo è sceso giù a fucile per refertare, sapete perché? Perché per paura, perché dopo che è successo questo, il carcere è cambiato tutto. Da parte di voi, a parte il fatto che noi non ci potevamo, io non lo so come mi sono alzato dentro a lei. Alla volta, alle 8 del mattino, la dovevamo fare come i militari, vicino al letto, così, spenti, con le mani indietro, così. E loro entravano nelle stanze, ci guardavano, e poi uscivano e dicevano, oggi poi come hanno venuto a stuparci, non siete più riusciti. Dicevano questo. L'infermiera passava con il carrello, con il medicinale,
nascosto, perché si vedeva la guardia, si vedeva la guardia, no? Secondo me non faceva da dietro, si stava nascosto. Non ti nascondo che ancora oggi sono rimasto traumatizzato da questa cosa. La notte all'improvviso mi sono quelle cose che abbiamo subito, cioè il salto da dentro al letto, è stata veramente una cosa selvaggia, ci hanno massacrato di botte, cioè nemmeno gli animali si trattano così. Io ho fatto questa cosa, no? Non solo per me, ma soprattutto per tutti quelli che stanno là dentro, che stanno soffrendo e non possono fare niente. L'unica voce sono io, sono riuscito, fortunatamente sono uscito. Avevo un po' paura di fare la denuncia, poi mi sono convinto, ho detto no, la devo fare la denuncia perché abbiamo subito troppo sopravvento, hanno fatto un abuso esagerato, volevamo essere fatti tamponi e volevamo le mascherine, la mucchina l'abbiamo segnata noi sulla scritta, una boccettina così piccola, mucchina 6 euro così piccolo, pensa che da venerdì che sono uscito fino ad oggi mi sto mettendo la pomata di Voltaren dietro alla schiena. Invece là i ragazzi calci non possono fare niente, sanno alcuni che stanno pure peggio di